Ciao ragazzi, questa sera vi parlerò di cucina tipica lungianese. E come prima cosa che vorrei far vedere è sicuramente il testarolo. Che cos'è il testarolo? Praticamente è un piatto molto semplice, fatto con farina, acqua e sale, e cotto nei testi, appunto così dal nome testarolo. Sì, è un primo piatto tipico lungianese, molto antico. Questa è la confezione, sì, poi l'ho presa mi sembra a Liberkoppe, e questo qua è testarolo già tagliato, all'inizio è tondo, tagliato in quadratini. Ora, la procedura è semplicemente questa, fate bollire l'acqua, come vedete qua sta già bollendo, mettete testaroli. Io li metto in un colo, ma potete metterli direttamente in acqua e poi con una ramina toglierli. Ecco, questa è una quantità abbondante. A questo punto spengete pure il fornello e immergete i testaroli nell'acqua. Ecco, c'è poca acqua e quindi devo buttarli dentro. Userò una ramina. E ci impiegano circa 2-3 minuti a cuocere. Fanno molto presto. Condimenti. Io vado sul classico, penso che i più buoni siano questo. Però si possono anche condire con parmigiano e olio d'oliva, extravergine d'oliva, oppure il sughetto dei funghi, sempre molto deliziosi. Manca tutto, userò questo della zona per condirlo. Ormai dovrebbero essere cotti perché sono veramente molto presto. Un attimo. Sì, io direi che sono pronti. Quindi con l'aiuto della ramina li mettiamo nel piatto. Cucino molto spesso perché sono un piatto veloce e anche molto nutriente, sono abbastanza, come dire, riempiono bene lo stomaco. Infatti meglio non esagerare, mi faccio sempre un bel piattone perché sono veramente molto buoni. Ecco qua. Adesso un cucchiaio di pesto. Ecco, fatto. E si condiscono. Se volete aggiungerci anche del parmigiano, ancora meglio. Ecco qua il nostro piatto di testarole, adesso mentre mangio le condisco un po' meglio. Spero di aver spiegato tutto abbastanza bene. E buon appetito a tutti, io vado a mangiare, ciao!